palla. Palla. Così vuoi un'altra storia? Una in cui è in gioco il destino stesso di Pandora? Se non vuoi uguale, te la racconto comunque. Prima cosa, c'era la cripta. Una prigione aliena da aprire con una chiave mistica. Ai guerrieri che l'aprirono, la cripta non concesse che tentacoli e delusione. Scomparvero nel deserto, sicuri che la cripta non contenesse alcun tesoro. Si sbagliavano. L'apertura della cripta innescò la creazione di Iridium, un preziosissimo elemento alieno che ben presto emerse su tutto Pandora. La sua comparsa attrasse molti, tra cui la Hyperion Corporation. Arrivò su Pandora per estrarre l'Iridium e per portare l'ordine su questo selvaggio pianeta. Grazie agli scavi, l'Hyperion scoprì le tracce di una cripta ancora più grande. Il suo capo giurò che l'avrebbe trovata e che avrebbe usato il suo potere per civilizzare il pianeta una volta per tutte. Ma l'Hyperion non era l'unica a cercare il potere alieno della nuova cripta. È difficile resistere al richiamo del pericolo e del bottino. Guerrieri arrivarono su Pandora a frotte per scoprirne i segreti. Alcuni li chiamano avventurieri, altri li chiamano stupidi. Ma io preferisco chiamarli cacciatori della cripta. La nostra storia inizia con loro e con un uomo di nome Jack il Bello. Che essere? Ah. Ciao a tutti ragazzi, sono Simo Schilla, benvenuti in questo nuovo gameplay, sempre dai Chaos Gamer. Iniziamo questo gioco dalla Keep Software Game. Borderlands 2. Sembra carino come iniziato, e adesso ancora non l'ho provato nemmeno una volta, lo voglio provare insieme a voi. Questi sarebbero i personaggi. Nei panni del comando Axton. Anche se magari si poteva levare questa intro. Panni della sirena Maria, no, Maya. Macista. Nei panni del Gunzerker Salvatore. Chi è costui? Ah, bellissimo. Un ninja. Mi piace. I panni di un numero. Zero. Bello. Ok, basta. Come si esce?
studiarci. Non posso permettere che degli assassini psicopatici raggiungano la cripta prima di me. Non fraintendetemi, è bello che pensiate di essere gli eroi di questa piccola avventura, ma non lo siete. Benvenuti su Pandora, amici. Grazie. Bell'inizio, direi. Allora, dobbiamo scegliere un personaggio inizialmente. Abbiamo visto, sì. Siccome mi è molto piaciuto questo, mi prendo Zero l'assassino. Abilità, inganno. Cecchinaggio, tagliare gole, perfetto. Sì, lasciamo tutto per come. Vi avevo promesso che facciamo un gameplay. Bene, adesso un altro cacciatore della cripta morto. C'è che si è dato da fare. Comunque questa grafica a cartone animato è molto 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 carina. Aspetta un attimo, non sei morto. Sì, ora potrò andarmene dal ghiacciaio. Claptrap, sembra che la tua fortuna sia cambiata. Permettimi di presentarmi, sono un robot steward CL4PT. Ciao amico. Ma gli amici mi chiamano Claptrap. O lo farebbero se fossero ancora vivi. O esistessero tanto per cominciare. Okay. Ho qualcosa per te. Ok. Cosa? Ecco, prendi questo comunicatore Echo che non ho certo preso. Grazie, da uno grazie dei mille. È dotato di un'interfaccia. Però di mi fai camminare. Con tanto di minimappa. Ma adesso vieni, vieni. Vediamo di portarti al coperto. Olè. Reliquia ereditaria. Hai trovato una reliquia ereditaria, bla bla bla, ok. Che spettacolo! Okay. Ora che ho incontrato un cacciatore della cripta, potrò unirmi alla resistenza sempre. Sì, ma aspettami che c'è la neve. Ho distrutto tutti i miei simili. C'è una bufera. Riparare il mio processore, così smetterò di pensare a voce alta. Mi chiedo come sia avere un ombelico. Bene, vai. Presto ti spiegherò tutto, ma sappi questo, sei vivo per un motivo e io sono qui per aiutarti. Era stupenda, ma chi era? Ma dov'è? Dove sei? Quella ragazza, mi sono innamorato. Ho 10 di energia, sta morendo, ma che è successo? Ah, è vero, sono caduto col treno. C'è stato quell'incidente. Quello si è fatto saltare in aria. Bene. La tua capacità di camminare per brevi distanze senza morire sarà la rovina di Jack il Bello. Dove abbiamo qua? Okay. Ah, così lo shift posso correre. C'è posta? Apri! Solo un po' di sicurezza posta. Extra. Bisogna tenere lontani quei bulimong o ti caveranno gli occhi. Ah, ce l'ho un'arma. Oh. Ma Jack scarica qui tutto quello che uccide. Banditi, bello. Cacciatori della cripta, Claptrap. La posso provare? Se mi sembro contento è solo perché i programmatori mi hanno dato questo tono di voce. Sono piuttosto depresso però. Wow. Sai, le creature qui attorno sono pericolose. Ma nessuna più del Bullymong Knuckle Dragon. Ha ucciso soldi. Tutti quelli che conosco. Comunque, sì, in quella sto odiando. Ti devi stare zitto. Che cazzo? Ho visto. No! Non lo uccidere, è mio, è un mio amico. No! Ma che... Sembrava... Ifrit, no? Una invocazione di Final Fantasy. Sì, l'occhio te lo recupero. Oh, ma che sono sti cose? Non mi servono un cazzo i soldi adesso. Ma sei orbo? Ah, hai un solo occhio, per questo sbatti. Che stupido. Prendo. Bella, bella. Mi piace il denaro. Bene, dove dobbiamo andare? Qua che c'è? Prendi un'arma. Prendi. Una volta, quattro cacciatori della cripta cambiarono Pandora per sempre. Sì. Ma il loro tempo è passato. Grazie a Jack il Bello serve un nuovo eroe.
So che quello sei. Anche tu sei bella. A parte il dolore atroce, è fantastico! Aspettavo solo che il possente cacciatore della cripta mi aiutasse a raggiungere Sanctuary. Io sarò il saggio capo e tu l'infame dottiera Miri. Ma che cazzo è pazzo questo? Dove devo andare? Ah, un'altra. Cioè, ma qua si apre tutto. Piano? Come piano? Io ho munizioni, non ne ho. Che sta cosa? Perché siamo questo? Poi? Ottimo! Fammi aprire questa porta e andremo a cacciare. Ah, sezione di spostamento. Apri, 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 apri. Bravo. Avanti, tira piedi vedente. Avvertimi se vado a sbattere con occhio. Qualcosa. Te l'ho detto io, cretino. Immagino che tu non l'abbia sì, no. Visto. Allora, lo ammazzo questo. Anche se Knuckle Dragger mi ha accecato, so muovermi in questo ghiacciaio. Scommetto che troveremo il mio occhio a Frostbite Crevasse. Frostbite è un motore di vita. Sì, vabbè. Rimani vicino al robot. Ti aiuterà ad andartene dal ghiacciaio e ad arrivare alla città di Sanctuary. È l'unico posto in cui sarai al sicuro. Fai rimanere a bocca aperta questa. Ah, sento dei Bullimong! Seccali! Ma cosa sono i Bullimong? Proteggimi, Scudiero! Ok! In questa missione c'è un indicatore di zona. Io. Ma che cosa sono queste cose? Oh, oh! Ti proteggo io! Carica, carica, carica! Oh! Che mi tira! Ai! Oh, ma che sei cretino! Quello sbatto! Finiscono subito le munizioni! Ehi, lascialo! Però non sparare è molto. Se non ci riprendiamo il mio occhio, non arriveremo mai a Sanctuary. Dritto, sempre dritto, non sbatti. Ora gira a sinistra, bravo. No, vai, vai. Ah, ma c'è il terremoto. Ancora! Jack sta facendo a pezzi Pandora per trovare la cripta. Dicono che siano i suoi scavi a causare quei terremoti. O quello o tua mamma è scesa dal letto. Zing! Ti servirà l'aiuto di quel robotino simpatico per raggiungere anche Sanctuary, per l'ultimo bastione della resistenza contro Jack e l'unico posto in cui sarai davvero al sicuro. E tu dove ti trovi? Raggiungi Sanctuary. Oh! E io prendo la via più facile, guarda, mi rompo il collo. Però non l'avevo visto, mi dispiace. Sei vivo? Alzati! Alzati! No! No! Wow! Wow! Ancora! Madonna! È troppo grosso! Te ne mostro! Oh, Griffy! C'ho qua... Ah! Oh. Grazie! Grazie, amico tra gli amici! Amico tra gli amici, ma vaffanculo! Ehi là, parla Jack, il presidente dell'Hyperion. Fatti spiegare come vanno le cose. Arriva un cacciatore della cripta, cerca la nuova cripta, viene ucciso da me. Vedi qual è il problema qui? Sei ancora vivo. Quindi se potessi farmi un favore e ammazzarti sarebbe perfetto. Ma vaffanculo, se ti prendo ti rompo il culo. Anzi, il gioco sembra carino perché alla fine... Cioè, se vi piace questa grafica è da giocarci. Poi come sparatoie, come... Certo, ci sono mostri, tipo... Vedo un tirapiede dall'aspetto
molto minaccioso. È un bellissimo robot. È abbastanza di te, piccolo stupido robot, amico. No! È molto vicino! È Ifrit questo, guarda. Guarda. Non si chiama Black Dragon. Farà male. No! Nattere! Aiuto! Aiuto! È un boss questo, ma io non lo so. Nemmeno il tempo. Dov'è? Dov'è? Una! Aiuto! Finisco le munizioni. Non ho più munizioni. Aia, qua non bordello. Aia. Mica se mi ammazzi te lo giuro che ti spacco il culo. Come ride? Ma non lo ammazzo. Corri. Ma hai rotto la minchia. Mi hai rotto la minchia, mi hai rotto. Ti spacco. Ah! È quello che mi protegge. Non muore, no! Ah. Sotto un livello, wow. Ma c'è l'esperienza, quindi, bello. Ma quanti soldi? Sì, te l'ho preso. Ottimo. Ora dobbiamo trovare qualcuno che me lo rimetta. Anche se sono certo che vorresti piantarmelo a pugni nel teschio, meglio lasciare l'operazione a un professionista. Ci penserà Hammerlock. Ah, però mi hai capito, te lo zicco proprio nell'occhio, sì. Così, quest'occhio. Oh. Non mi serve. L'attraversiamo? Ma quanto tempo siamo? E io direi di finirla qui, amici. Abbiamo superato il tempo limite, perché poi no, non ci sta, non ci vuole. Abbiamo sconfitto già un boss. Diciamo un boss, sì, era una specie di animale. Come rilevate gli intrusi? Oh, cazzo. Comunque ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Se volete io continuo questo gameplay. Abbiamo una serie, che bello. Esecuzione cambio di fase. Ma sei bravissima, sei bella e pure brava al computer. Non c'è problema, sono i benefici di un'intelligenza artificiale. Sono connessa quasi a tutto, ah, su questo pianeta. Per questo. La strada per Sanctuary è lunga. Prendi tutto ciò che ti serve per il viaggio. Ma che occhi carosi, vai. Allora ragazzi, quindi stiamo prendendo tutto quello che ci serve per il prossimo viaggio. Non so se continuare questa serie, se chiamarla serie o no. Se volete, io spero di continuarla. Se vi piace dovete dirlo nei commenti. Cambiarmo, ok. Da Simo Skill, anzi è tutto. È Chaos Gamer. Al prossimo appuntamento, mettete pollicioni in su, commentate se il video vi è piaciuto. E spero di continuare davvero. Da Simo Skill e Cast Gamer è tutto. E dal nostro robottino senza occhio è tutto. Alla prossima raga. Ciao raga.